Ben ritrovati, come sempre siamo in diretta, spazio dedicato alla medicina, quest'oggi in primo piano la sclerosi multipla che colpisce tantissime persone anche in Calabria e le nuove frontiere, ovvero queste ricerche, questi studi del cosiddetto metodo Zamboni che aprono veramente nuove prospettive, perché questa stenosi venosa, la CCSVI, potrebbe avere delle correlazioni molto forti e quindi aiutare anche nella cura della sclerosi, che come sappiamo al momento non ha né cause ben precise individuate né cure definitive per cui da questa malattia si può guarire, la si può tenere sotto controllo migliorando la qualità della vita, e questo è già tanto. Per parlare di questo sono con me in studio, li ringrazio, la dottoressa Assunta Mazzei, che è presidente dell'associazione CCSVI in sclerosi multipla, e il dottor Giovanni Perri, radiologo. Allora, il perché abbiamo queste due presenze? La dottoressa Mazzei guida questa associazione che sta cercando di far conoscere anche le relazioni, le correlazioni tra questa stenosi individuata dai ricercatori e soprattutto dal dottor Zamboni, farle conoscere, perché i malati hanno bisogno di informazioni. Il dottor Perri, perché come radiologo riveste un ruolo molto importante nella diagnosi della CCSVI, e quindi poi successivamente parleremo anche di questo metodo Zamboni. Sappiamo che ci sono delle posizioni divergenti nel mondo scientifico, come sempre accade rispetto a scoperte nuove, però finalmente adesso in Italia questo metodo viene guardato con attenzione, tant'è che è partita la sperimentazione anche a livello nazionale, quindi il sistema sanitario pubblico e nazionale che si occupa di questo, ed è un passo in avanti. Dottoressa Mazzei, allora, un'associazione che aiuta, sostiene i malati e che di recente ha fatto un'indagine molto importante, credo sia la prima in Calabria del genere, che fotografa qual è la situazione dei pazienti e dei servizi di cui possono usufruire. Sì, noi abbiamo condotto questa ricerca grazie a un progetto del Centro Servizi del Volontariato. Noi abbiamo partecipato a queste microazioni partecipate, si chiamava così il bando per questi progetti, nell'area ricerca. Noi abbiamo chiamato questo progetto Sclerosi Multipla e CCSVI in numeri, perché riteniamo comunque che sia necessario assolutamente conoscere il territorio, quindi conoscere anche l'offerta sanitaria che il territorio ci garantisce, che garantisce oggi alle persone affette da sclerosi multipla e della neoapprodata CCSVI residenti in Calabria, e poi capirne un po' quelle che sono le problematiche, perché è molto forte, vista anche l'esperienza dei nostri soci, la ricerca della cura fuori dai confini calabresi. Allora ci siamo posti un po' questi problemi e vogliamo dare spunto alla sanità calabrese di migliorare o di capire effettivamente che cosa porta poi il malato fuori dalla regione. Noi abbiamo fatto questa ricerca valutando tre livelli. Il primo livello è quello dei medici curanti, perché comunque nelle famiglie ha un ruolo molto importante. Quando una persona comincia ad avere alcuni problemi si rivolge al medico curante, che poi dà delle indicazioni o lo fa andare dallo specialista oppure consiglia di fare comunque un approfondimento. Allora, già il medico curante è indicativa l'indicazione che dà, perché dalla ricerca che abbiamo fatto in molti casi è proprio il medico curante che dice: per avere una cura adeguata devi comunque rivolgerti, in modo semplicistico, da Roma in su. Ecco, e questo perché in Calabria non ci sono centri adeguati, o perché sia scarsa conoscenza anche da parte dei medici di base dei servizi offerti dalle strutture pubbliche? Esatto, è proprio qui il punto. Poi analizzando
tutti i dati che abbiamo raccolto, abbiamo potuto capire che effettivamente non è che non ci sia offerta sanitaria, che non ci siano i servizi o che questi servizi effettivamente non siano di qualità, ma il problema è proprio la conoscenza. Non esiste una rete che faccia condividere le informazioni, molti ignorano, ad esempio la presenza di centri di riferimento per la sclerosi multipla accreditati per questo, i servizi che vengono dati. Anch'io personalmente, prima di fare questa ricerca, ignoravo le corsie preferenziali che sono state attivate presso l'ospedale di Cosenza per queste patologie. Quindi effettivamente a volte l'offerta sanitaria c'è, ma non si conoscono i criteri per accedere a queste possibilità. In altri casi invece c'è un vuoto, nel senso che questa offerta non c'è, e allora il paziente, trovandosi nella condizione di avere una grande confusione, soprattutto nel momento della diagnosi, perché in quel caso noi abbiamo notato che comunque questo vuoto esiste, in quanto ancora non c'è una diagnosi, quindi non c'è un'esenzione per patologia. Per fare una diagnosi di sclerosi multipla comunque si devono fare determinati passaggi, quindi determinati approfondimenti diagnostici. Nel momento in cui si devono fare determinati esami, ad esempio uno è la risonanza magnetica, si ha insomma una certa difficoltà ad avere questo esame in tempi brevi. Certo, poi bisogna valutare un po' lo stato d'animo della persona che si trova a fare i conti con una possibile diagnosi di sclerosi multipla. Quindi il fatto di aspettare 2 mesi, 1 mese, 3 mesi, diciamo per essere ottimisti, non è una cosa che si prende tanto a cuor leggero, perché ovviamente viene vissuta come una diagnosi che potrebbe cambiare la vita sottovalutare. Certo. Approfondiremo nel merito la ricerca, e così cerchiamo anche noi di dare delle informazioni utili a chi ci sta ascoltando. Al dottor Perri vorrei chiedere, la sclerosi multipla fino a qualche anno fa era una malattia di cui si parlava poco. Adesso, per fortuna, forse anche grazie all'attenzione richiamata dalla querelle sul metodo Zamboni, o comunque sul fatto che ci sono personaggi dello spettacolo che hanno la sclerosi e che quindi sono diventati testimonial, se ne parla un po' di più. Però è una patologia su cui c'è tantissima ancora da fare e da dire, perché colpisce tante persone, anche in Calabria, e colpisce soprattutto i giovani. È così? Purtroppo sì, fa parte di alcune patologie che per tanti anni si è tentato di tenere nel chiuso delle famiglie per il tipo di invalidità spesso confusa con altri problemi che ne derivava. E la grossa invalidità poi veniva anche per affetto protetta nel seno della famiglia, e quindi non sempre emergeva. Per fortuna qualcuno molto coraggioso, insomma, ho iniziato a occuparsene con sempre più vigore. Tanto hanno fatto ovviamente gli specialisti in neurologia, i primi e i più presenti accanto ai pazienti di sclerosi multipla, e poi per fortuna da un certo momento in poi anche il professor Zamboni, che per un fatto davvero di amore verso la moglie che aveva avuto la sventura di ammalarsi di sclerosi multipla, ha iniziato ad accanirsi, lui chirurgo vascolare, riguardo a questa patologia, alla ricerca di un sistema per curare la moglie. Ripeto, da lì queste prime osservazioni, da lì il riscoprire alcune cose già chiarite sin dagli anni 30, quando altri scienziati avevano notato, pur non essendo perfettamente ancora inquadrata la sclerosi multipla, delle correlazioni tra le insufficienze venose dei vasi cerebrospinali, cioè quelli che portano via il sangue dal cervello e dal midollo spinale per riportarlo verso il cuore, e la sclerosi multipla. Un passaggio molto importante, che è alla base di molti equivoci che riguardano questa condizione, è che il nostro sforzo non è solo quello di individuare la correlazione tra l'insufficienza venosa cerebrospinale cronica, CCSVI per
chiarire infatti il significato della sigla, è la sclerosi multipla. Una delle nostre sfide è quella di far riconoscere la condizione di patologia vascolare già come condizione di malattia. Desidero spiegarmi con alcuni esempi pratici, spero. Il problema delle vene varicose delle gambe rientra tale patologia riconosciute e trattate. Altri disturbi venosi, sia di vene centrali che di vene periferiche, fanno parte di quelle patologie che vengono riconosciute come tali, come semplici, si fa per dire, patologie vascolari, e trattate con oneri a carico del sistema sanitario nazionale. La difficoltà è nel comprendere perché, quando i medesimi problemi vascolari riguardano un distretto talmente delicato quale quello del sistema nervoso centrale, scatti una avversione a ritenere questo problema di per sé una malattia. Ecco, perché anche se noi non lo correliamo alla sclerosi, il problema di queste stenosi venose esiste e crea comunque dei problemi alle persone. Io ripeto, ci sono degli studi in corso, come è stato ricordato con molta puntualità, e quindi è chiaro che tanto va ancora stabilito. Io sono un seguace del metodo galileiano, della possibilità di verificare i risultati, della riproducibilità degli esperimenti. Ritengo che la medicina vada esercitata solo con questo metodo rigorosamente scientifico. E quindi mi sono approcciato anche a questa innovazione con uno scetticismo costruttivo, cioè con la curiosità di scoprire e di capire a cosa potesse servire, a cosa stavamo andando incontro con questa nuova scoperta, e nello stesso tempo con quella diffidenza sana, quella che tutela i pazienti dalle illusioni, che sono la cosa peggiore quando poi si parla di salute. Ma ripeto, dato la, quindi la battaglia importanza della malformazione venosa, della sua del suo riconoscimento quando riguarda altri distretti, io ho difficoltà a comprendere perché la stessa patologia nel distretto più nobile e più importante del nostro organismo poi non venga riconosciuta. E poi c'è un'evidenza dei fatti, quella sicura, costante risoluzione di alcuni sintomi veramente angoscianti in quei pazienti che si sottopongono al trattamento. Anche qui senza coltivare illusioni, perché è chiaro, per carità, la prudenza deve essere totale e assoluta, però i racconti delle persone incontrate che parlano di cefalee che si risolvono, che parlano di miglioramento della deambulazione, che parlano, nulla di miracoloso, ecco, sia chiaro, però tanti eventi, tanti racconti, tanti incontri fatti con persone che hanno testimoniato questi cambiamenti del loro stato di salute e della loro qualità di vita quotidiana, non possiamo negarci. Assolutamente. Ed entreremo nel dettaglio, adesso c'è una telefonata. Beh. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Salve, buonasera. Pronto? Sì, la sentiamo, deve solo abbassare il volume del televisore. Sì, si è già abbassato tutto. Perfetto, perfetto, può fare il suo intervento. Ecco, voi state parlando del famoso Zamboni. Sì. E poi voglio rispondere pure alla ragazza che ha parlato prima, la signora che ha parlato prima, dicendo che non ci vogliono 2 o 3 mesi per quelle che c'erano sclerosi multipla. Io ho una sorella che ho fatto la risonanza dopo 15 giorni ed è ammalata da 15 anni. Questo Zamboni dei neurologi non lo riconoscono, pensano che sia una truffa, sia a Cosenza e sia a Milano e altre parti. Mi perdoni, una truffa è un termine che non possiamo sicuramente usare, visto che è partita una sperimentazione nazionale. Si può anche approfittare del metodo, ma c'è una sperimentazione nazionale. La stella ce la posso venire che non c'è la sclerosi multipla, però può venire anche che a quello che c'è la sclerosi. E non è detto che è quello che fa venire la stessa. Assolutamente, infatti è quello che abbiamo appena detto. L'illusione è che, per la penso del dottore, la date voi, in quanto
pure quella moglie di Pavarotti ha detto io sono guarito della sclerosi multipla, e forse non l'aveva, perché chi c'è la sclerosi e vive con gli ammalati di sclerosi non guariscono. Sì, noi la ringraziamo, perché il problema che si pone attorno a questo argomento è questo, perché c'è chi è diffidente. Che si allarmano tutti e io... Mi perdoni, noi non abbiamo... Ci siamo in casa, ecco perché dico questo. Sì, e è poi chiaro. Dico anche che per l'ospedale la risonanza magnetica è stata fatta dopo 15 giorni, senza nessuna amicizia. Benissimo. Perché c'era la sclerosi multipla. Ma è quello che aveva anche detto, mi perdoni, la dottoressa Mazzei, che all'ospedale di Cosenza ci sono delle corsie preferenziali. No, parlavo di 2 mesi o 3 mesi, la dottoressa. No, se uno va a richiedere una risonanza, chiunque si va a prenotare per una risonanza, ma ci vogliono 3 mesi. Ma ci vuole un anno per farla normalmente. Per farla normalmente ci vuole un anno. Si parlava con una diagnosi già, per aver già detto che c'è una corsia. Allora, praticamente per chi ha già una diagnosi c'è una corsia preferenziale. È di 15-20 giorni, c'è il dottore Silvagni, che io non conosco, ma conosco di nome. Sì, ma noi lo sappiamo che all'ospedale di Cosenza funziona, che soprattutto è stato dimostrato che per quanto riguarda l'assistenza per la sclerosi multipla, una volta che si è fatta una diagnosi e si entra nel ciclo delle cure, si hanno questi tempi. Sì, ci sono delle corsie preferenziali che comunque non prendono in cura. Non vorremmo che qualcuno fraintendesse quello che abbiamo Compagni, detto. E un po' di manfrine e cose varie, che tutti i neurologi d'Italia e così dicono che non c'entrano con niente. Va bene, okay. Noi la ringraziamo per il suo apporto, arrivederci, però voglio precisare, perché siccome è un argomento delicato, allora noi qui non stiamo sostenendo che il metodo Zamboni o la liberazione per quanto riguarda la stenosi, la CCSVI, fanno guarire dalla sclerosi multipla. Assolutamente lungi da noi nel fare un'affermazione, anche perché è appena partita la sperimentazione a livello nazionale, quindi ancora attendiamo i risultati. Ci sono state delle ricerche che hanno evidenziato dei miglioramenti. Per quanto riguarda Nicoletta Mantovani, è lei che decide, è lei che ha voluto fare questa battaglia. Noi non ci muoviamo su un terreno molto più cauto, concreto, che quello dei malati della Calabria e di Cosenza, che hanno diritto di sapere, di avere le informazioni. Poi si decide. Pronto? È pronto? Sì. Prego. Pronto? Sì, prego. Sono Marilena da Reggio Calabria. Prego, Marilena. Io vorrei un attimo, quanto abbasso il volume. Sì. Allora, io vorrei dare la mia testimonianza per quanto riguarda la mia situazione. Io soffro da sclerosi multipla grazie a una pagina nata così dai malati di sclerosi multipla che sfoggiavano il professor Zamboni e la sua big idea, e ho saputo di questa meravigliosa idea, no? Sì. E ho fatto l'intervento 2 anni fa, non ho preso mai farmaci, nonostante i medici mi consigliavano di prenderli, e non mi sento guarita, cioè non sono guarita, ma ho migliorato tantissimo la mia, la situazione mia di già cominciavo a camminare poco, e avevo mal di testa, la neurite ottica mi creava dei problemi appunto di vista, e nessun neurologo mai mi ha detto guardi che c'è questa possibilità. Io ringrazio personalmente Assunta Mazzei, la nostra presidente, che si è veramente impegnata tantissimo, e ringrazio soprattutto anche il dottor Perri, il dottor Salcuni, tutti i dottori, tutti quelli dell'associazione CCS Vui della sclerosi multipla, che mi hanno dato la possibilità di poter rinascere, di poter continuare a vivere bene. Bene. Certamente non sono guarita, ecco. Certamente ci saranno degli studi che ancora si dovrebbero portare avanti, e speriamo senza intoppi. E una cosa soltanto volevo sottolineare. Non ringrazio per niente l'associazione AISMA.
Allora, non entriamo per favore in questa polemica, noi dobbiamo dare informazione, lasciamo, perché già è difficile far comprendere ai telespettatori bene i termini della questione, lasciamo perdere i problemi interni. Io la ringrazio per la testimonianza, perché è importante anche quello che ci ha detto, nessuno pensa di guarire ma di migliorare. Poi è una libera scelta delle persone. Sicuramente in questo momento noi diciamo non fidatevi di chiunque venga a proporvi la risoluzione del metodo Zamboni, anche perché il dottor Zamboni non ha autorizzato, non ci sono centri autorizzati sparsi in giro per l'Italia e quindi bisogna muoversi con molta cautela. Dottoressa Mazzei, una risposta e una precisazione? Certo, allora il discorso, volevo rispondere al signore di prima, praticamente io ho affermato che la ricerca ha individuato nell'ospedale di Cosenza una corsia preferenziale per le persone che hanno già una diagnosi di sclerosi multipla. È vero quello che dice il signore, io l'ho constatato in diverse occasioni, che per chi ha la patologia può avere una risonanza magnetica nel giro da un minimo di 15 a un massimo di 30 giorni d'attesa. L'altro discorso che invece facevo era per quanto riguarda una persona che ancora non ha una diagnosi, che è un altro discorso, perché in quel momento non si ha un'esenzione per patologia e quindi i percorsi sono quelli comuni a tutti. Infatti, era la diagnosi la non è facile. La diagnosi fare, non è facile da fare. In secondo luogo vorrei fare una precisazione su quello che ha dichiarato Nicoletta Mantovani. Nicoletta Mantovani ha dichiarato: mi sento guarita. Sentirsi guarita ed essere guarite sono due cose completamente diverse. È una sua esperienza personale, ovviamente ognuno è libero di portare le esperienze personali, che siano esse positive o negative. Ovviamente non si deve utilizzare come pretesto per creare una polemica. Il discorso della diatriba che esiste su questa nuova tecnica è chiaro a tutti, a livello scientifico c'è un grande movimento, ci sono degli studi a favore, degli studi anche a sfavore di questa tecnica, però di sicuro indica un grande interesse, una grande voglia e necessità di approfondire. Al momento qui, come diceva giustamente il dottore Perri prima, nessuno dà informazioni per scontate, ci sono le sperimentazioni, si parlava prima di dati di fatto, quindi si parla di persone che hanno voluto, hanno fatto la scelta di provare questa tecnica, come effettivamente poi decide di entrare nelle sperimentazioni farmacologiche, perché nel momento in cui non si conoscono quelli che sono i risultati, ricordiamo che comunque la sclerosi multipla è una malattia cronica, una malattia per cui non c'è una cura e non si conoscono le cause, quindi ovviamente qualsiasi trattamento che si fa è un tentativo, si fa questo percorso, se questo percorso va bene, ok, altrimenti si procede a valutare un altro percorso a seconda del decorso della malattia. No, anche perché chi è malato ai disturbi e sa di avere una vita ipotecata, insomma cerca risposte. Certo. E la ricerca, come è avvenuto in tutte le patologie, ancora oggi sulle malattie oncologiche, noi abbiamo dei tentativi, delle ricerche, delle contraddizioni, ma è quello, la ricerca significa lavorare tanto per poi arrivare ad un risultato dopo confronti e quant'altro. Certo. Un'altra telefonata, pronto? Sì, no? Pronto? Sì, salve. Sì, buonasera, sono Laura della provincia di Venezia. Sì. Volevo intervenire brevemente solo per portare, diciamo, la mia testimonianza di malata di sclerosi multipla da 8 anni. Ho fatto una diagnosi di CCSVI, per cui poi ho fatto l'intervento di liberazione 6 mesi fa ed è cambiata totalmente la mia vita. Sono qui per dare una speranza di miglioramento, appunto, non di guarigione. Come diceva il primo signore che è intervenuto, volevo solo correggere il fatto che la signora Mantovani ha detto io mi sento guarita, non ha detto che è guarita, e io posso dire le stesse parole, io mi sento come se fossi guarita, anche se sono consapevole di avere ancora le mie placche, sia a livello cerebrale che a livello del midollo. In ogni caso, volevo solo appunto precisare che a me diciamo il 99% dei sintomi sono scomparsi.
Già il giorno stesso dell'intervento ho avuto dei miglioramenti eclatanti che poi hanno continuato e tuttora continuano comunque, perché sono riuscita il giorno dopo ad aprire una bottiglia di acqua, che erano mesi e non ci riuscivo più. Ho fatto chilometri a piedi quando dopo 400 metri dovevo comunque fermarmi perché non ero più in grado di continuare. Come potete sentire, ho un eloquio fluente, mentre prima dovevo comunque pensare prima di parlare perché sbagliavo le vocali, perché non riuscivo ad utilizzare il vocabolo adeguato a quello che volevo esprimere, e tantissimi altri sintomi, dai colori, dalla vista, il mal di testa che è sparito, l'atassia completamente sparita, problemi di equilibrio completamente spariti. Quindi poi ognuno deve fare le proprie valutazioni, certo, e deve rendersi conto che forse potrebbe essere la strada giusta per avere appunto un miglioramento, ma infatti, concreto. Infatti, potrebbe essere anche qualcosa che va ad integrare le cure che ci sono e a migliorare. Poi su alcune persone può funzionare, su altre non può funzionare, come del resto succede in tutte le altre branche specialistiche mediche. Noi la ringraziamo, quindi lei ci sta seguendo su internet. Sì, sicuramente, nella provincia di Venezia, sì. grazie per questo contributo, grazie molto importante. Allora, dottor... Volevo dare un contributo da medico, per citare esempi di patologie vascolari che un tempo si riteneva dovessero essere curate solo farmacologicamente. Banalmente è il caso delle placche della carotidi. Si credeva, perché era verificato, che la miglior cura fosse quello dei farmaci, che dovevano tentare tenere sotto controllo il colesterolo, tenere sotto controllo la pressione sanguigna e quant'altro. Sappiamo oggi, ed è diventata una pratica consolidata che ha salvato, salva e salverà ancora migliaia di vite, il fatto di intervenire chirurgicamente su queste arterie. Quindi la medicina è fatta da queste cose, è fatta da conoscenze nuove rispetto alle quali, ripeto, vorrei ci fosse la curiosità e lo scetticismo nello stesso tempo, ci fosse l'interesse con l'amore costante per i pazienti, l'umiltà di ognuno di noi. Il medico deve sempre fare un passo indietro, non voglio andare così su cose banali, retoriche, però davanti alla salute della persona il medico deve avere come prima caratteristica, secondo me, l'umiltà, anche perché così è stimolato ad attrezzarsi di più culturalmente, scientificamente rispetto alla patologia. Quindi attraverso questo accettare il cambiamento con i piedi per terra, sempre, ripeto, ricordando il bene primario del paziente, quindi non la necessaria affermazione del ruolo del radiologo, del neurologo, del chirurgo vascolare, ma la sinergia per raggiungere le lotte tra scuole di pensiero, assolutamente, di ricerca e quant'altro. Anche perché lo stesso metodo Zamboni, e quando sarà, ci sarà il tempo, vorrei in qualche minuto sia sintetizzare il metodo, sia spiegare qual è l'ipotesi di correlazione tra l'insufficienza venosa cerebrospinale cronica e la sclerosi multipla. Ma infatti lo spieghiamo, perché sennò magari chi non è dentro non riesce a capire. Io vorrei chiudere con assunta il discorso per quanto riguarda l'indagine, perché in Calabria, quindi, noi abbiamo dei servizi che funzionano, sì, e poi comunque ci sono anche tante altre cose da poter fare, perché i malati spesso vengono sballottati da una parte all'altra, è difficile arrivare alla diagnosi e poi è giusto che siano seguiti, e si può fare ancora molto di più rispetto a quello, certo, che già oggi si fa in Calabria. Lo sforzo è quello di, diciamo, noi abbiamo percepito, abbiamo visto, percepito dai contatti che abbiamo avuto con i responsabili dei centri che oggi si occupano di sclerosi multipla in Calabria, che comunque c'è questa tendenza a voler incentivare questo trattamento multidisciplinare della malattia. Bene, noi quello che ci auspichiamo è che effettivamente entri a far parte di questo team che si occupa della sclerosi multipla anche della figura del vascolare, della figura del radiologo, interventista e chi comunque si occupa di malattie venose, in modo tale da poter prendere in cura realmente a 360 gradi il paziente. Quello che chiediamo assolutamente è il discorso di valutare. Noi chiediamo una valutazione, certo, nient'altro. Certo. Noi vogliamo dare dati certi, proprio per evitare che le persone poi facciano da sole su internet o comunque con il tam tam, oppure cadano nella rete
dei profittatori che sono sempre in agguato quando ci sono malattie di cui non si conoscono le cause. Quindi, certo. A parte il fatto che i truffatori sono in agguato anche sulle malattie storiche oramai consolidate. Abbiamo una telefonata. Scusa. Pronto? Pronto? Sì, salve. Salve, buonasera, sono Andreina Campus da Cagliari. Da Cagliari, benvenuta. Sì. Buonasera, ascolti, buonasera. Io ho fatto l'angioplastica dilatativa, l'ho fatta circa 3 mesi fa, quindi fresca diciamo quasi. Allora, ho la sclerosi multipla da circa 3-4 anni. Uh-huh. Ho trovato dei benefici con l'angioplastica. Sicuramente tantissimi, sono quasi rinata. Voglio solo dire che, e poi ho un mese fa una quadrantectomia, cioè ho avuto queste due cose insieme nel giro di 3 mesi e adesso ne sto traendo ancora più benefici dall'angioplastica, non dalla quadrantectomia certamente. Allora, voglio solo dire che è qualcosa che aiuta sicuramente. Sicuramente c'è da studiare tantissimo e evitiamo di mettere, lo dico questo a chi ci studia, di mettere i bastoni fra le gambe a chi sta studiando, perché per noi malati è importante riuscire ad arrivare ad un punto fisso, giusto, insomma, per risolvere qualcosa in più sulla malattia. Certo. Cioè, guarite non si è guariti, senz'altro, questo no. Però, insomma, migliore vita l'abbiamo, molti. È da dire anche, perché molti pensano che l'angioplastica guarisca, cioè si tolgono tutti i sintomi, invece no, a qualcuno non fa niente, a qualcuno aiuta tantissimo, a qualcuno aiuta il 50%. Questo è da chiarire, perché non che lo chiariate voi, anche perché molti malati di sclerosi pensano di fare l'angioplastica e raggiungere, non lo so, quasi il 100% di guarigione. Non è così. Non è così per tutti, insomma. Certo. È come le medicine. Se io prendo una medicina per il mal di testa, non è detto che quella medicina mi vada bene. Devo vedere anche, che ne so, altre medicine. Dipende dal mio fisico, da come reagisce il mio fisico a determinate medicine. Perlomeno io penso così. Bene, noi la ringraziamo, un'ulteriore testimonianza, ma soprattutto mi piace sottolineare la cautela che c'è nelle persone che hanno... si sono sottoposte a questa tecnica, la cautela e la consapevolezza, per cui noi non stiamo assolutamente contrabbandando una ricerca sperimentale con qualcosa di assodato, e quindi è importante quello che ci ha detto anche lei, signora. No, bravissimi, veramente bravi, grazie. Grazie a lei. Grazie. Allora, dottor Perri, abbiamo la pubblicità, ma subito dopo facciamo capire in che cosa consiste, così la gente comprende meglio che cosa succede. Linea alla regia. Allora, rieccoci tornati in diretta. Oggi una giornata veramente particolare, ci stanno seguendo via internet da tutta Italia. Abbiamo in studio, lo ricordo, Assunta Mazzei, che è presidente dell'associazione CCSVI in sclerosi multipla, che cerca di sostenere innanzitutto i pazienti, gli ammalati nei loro percorsi, ma anche di promuovere l'informazione sui nuovi metodi, in questo caso anche il metodo Zambone. Il dottor Giovanni Perri, che è radiologo, anche lui impegnato in questa diciamo mission a favore dei pazienti, lo vogliamo dire, perché le persone che sono ammalate di sclerosi soffrono, alcune purtroppo non riescono più ad avere una vita normale, allora è giusto che si faccia tanto per poter curare questa patologia. Dottor Perri, spieghiamo innanzitutto il metodo Zamboni, quello vero, originale, in che cosa consiste e
voi che partecipate a questa cosa, a questo progetto, che voi che seguite anche questi studi, allora, guadagnate qualcosa? No. Perché c'è gente che chiede soldi. È importante. Bisogna stare attenti, sono noi i pazienti che devono stare attenti. Noi vicini e collegati all'associazione dei malati, devo dire, lo voglio dire per chiarezza, non per parlare dei colleghi che insieme a me si occupano di questa patologia nel nostro territorio, perché altrimenti sembrerebbe un'autoreferenzialità nella quale non voglio assolutamente scadere. E solo per chiarezza, solo per rispondere con simpatia alla prima persona che ha telefonato in trasmissione che parlava di truffa. La truffa presuppone un guadagno, sicuramente illecito, ma il guadagno è l'elemento imprescindibile perché ci sia una truffa. Noi lo facciamo semplicemente, parlo di me perché travolto dall'entusiasmo di Assunta che mi ha coinvolto, mi ha consentito di venire a conoscenza della patologia, mi era capitato per questioni professionali, ma delle persone, di quella parte di umanità del nostro territorio che vive un'angoscia davanti a una malattia cronica e inesorabile. E una piccola puntualizzazione riguardo alle contrapposizioni. Il metodo Zamboni, intanto, perché così intanto lo spieghiamo, non prescinde dal neurologo, anzi, il neurologo rimane il professionista che governa il percorso diagnostico e terapeutico del paziente con sclerosi multipla. Il tentativo è quello di offrirgli un'altra chance diagnostica e terapeutica al servizio del paziente, quindi insieme al resto dell'arsenale sia di diagnosi che di terapia, avere un'arma in più. E contro la malattia un'arma in più è sempre una cosa importante. Perché comunque la terapia si deve sempre fare, quella farmacologica scelta per il singolo paziente, quella va fatta. Assolutamente. Con questo metodo, questa tecnica, la liberazione delle vene, si possono ottenere, come abbiamo sentito in diretta dalle testimonianze, dei benefici. Sicuramente non si guarisce. Come interviene? Ecco, allora, spieghiamo che cosa fa questo. C'è qualcosa che sapevamo da tanto tempo in medicina, che laddove ci sono delle varici, laddove il sangue rallenta o addirittura quasi arriva a fermarsi in un vaso venoso, il ferro che è contenuto nel sangue, chiaramente mi perdoneranno soprattutto gli addetti ai lavori che seguono la trasmissione della semplificazione, no, ma noi dobbiamo arrivare alla gente comune per divulgare, quindi non è un sottrarsi a un livello più scientifico eventualmente di confronto. Se i colleghi sono intelligenti capiranno che sempre, qui non possiamo usare termini tecnici. Ed è graditissimo con i colleghi, dei quali, soprattutto dei neurologi, in questo campo c'è solo da imparare, per carità. Però il ferro che è contenuto nel sangue supera la parete venosa e da sempre dove ci sono varici lo troviamo nei tessuti intorno alle vene. Per quello che riguarda le vene che interessano il metodo Zamboni, quindi quelle cerebrospinali, questo ferro va a depositarsi sul rivestimento delle cellule nervose, che poi è quella parte della cellula nervosa che è responsabile della conduzione dell'impulso elettrico. I fili elettrici, quelli che servono anche per l'illuminazione o per tanto altro, portano l'energia elettrica sempre sulla loro superficie, anche il nostro tessuto nervoso trasmette i suoi impulsi elettrici sulla superficie. Il ferro si deposita lì, l'organismo individua questa sostanza estranea, dice che questo ferro non deve stare, manda delle cellule, i macrofagi, cellule del nostro sistema immunitario, che vanno a ripulire del ferro le cellule nervose. È come se dessero un bel morso su quella parte della guaina del tessuto nervoso dove si è depositato il ferro. Il morso non è proprio selettivo e quindi, oltre a staccare il pezzettino di ferro microscopico, vanno anche ad intaccare la continuità e la salute quindi di questa guaina. Va da sé che questo quanto più avviene in periferia, quindi se mai avvenisse vicino alla punta di un dito, e per estremizzare un esempio, chiaramente i problemi sarebbero soltanto a valle di quella lesione e quindi proprio nella parte più estrema del dito. È chiaro che invece tutto questo nella sclerosi multipla sembra avvenga a livello del tronco encefalico, quindi la prima parte, diciamo, del midollo spinale proprio attaccata sotto il cervello e nel cervello, nell'encefalo, e quindi tutte le ricadute sono poi a valle, quindi su tutto l'organismo, su tutto quello che è la parte
della vita quotidiana, dalla deambulazione alla mobilità delle mani, i movimenti più fini, il mal di testa e quant'altro. Ecco, questo è in estrema sintesi e semplificazione. Quindi con questo piccolo intervento... La liberazione cosa serve? Serve a ripristinare il flusso sanguigno. Da qui quindi deriva intanto che cosa? Che la placca ormai c'è, non serve a ritornare indietro, serve a fermare il processo, serve in qualche modo a raffreddare un qualcosa che invece è attivo, un qualcosa che eventualmente continuerebbe, da lì viene fuori la progressività e l'inesorabilità della patologia. Attenzione, ricordiamoci la premessa, la sclerosi multipla rimane una patologia multifattoriale, quindi con cause diverse, spesso concomitanti, alcune tuttora sconosciute, quindi non è la panacea, è solo un modo per cercare di far star meglio delle persone. E sinceramente, quando una persona che l'ha fatto mi dice che sta meglio, io non posso che rispettarlo. Assolutamente. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera. Prego, può fare il suo intervento. Sì, buonasera. Sono la signora Anna Maria. Chiamo da Cosenza. Sì. Senta, volevo sapere, non lo so se ho capito bene, però per quanto riguarda le narici, cioè uno è più soggetto alla sclerosi multipla? Le varici sono soggette a sclerosi multipla? No, ho capito male io allora. Mi sono spiegato male io probabilmente. Le varici sono in quelle vene, non solo varici, ci sono una serie di anomalie, ci sono una serie di alterazioni delle vene che fanno rallentare anche tanto, se non addirittura tornare indietro, il sangue che dovrebbe dal cervello e dal midollo spinale andare verso il cuore per riossigenarsi una volta mandato nei polmoni. Ecco, quindi è il ritorno venoso del sangue dal cervello e dal midollo spinale verso il cuore che è ostacolato dalle diverse malformazioni venose che il metodo Zamboni consente di identificare. E queste problematiche si ritrovano anche nelle persone che non hanno la sclerosi multipla, si possono ritrovare, così come si trovano tutte le altre patologie vascolari di cui abbiamo parlato all'inizio, le vene varicose e quant'altro. Esatto, sempre per... Non so se la signora è soddisfatta della risposta. Sì, penso di sì. Quindi tranquilli, non vogliamo allarmare nessuno. No, in effetti per questo, perché io siccome ho dei problemi pensavo che... No, era solo un esempio per quello che succede in altri tessuti. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Niente, grazie a lei. Allora, prima di procedere, poi parleremo come avviene questo intervento, vorrei chiedere ad Assunta di farci di completarci il quadro della situazione calabrese, perché è giusto che la gente sappia quanti sono i malati, quali sono i centri in cui si può andare e in cui c'è questa apertura alla CCSVI oppure no, e cosa si può fare, cosa state facendo. Bene, l'associazione CCSVI nella sclerosi multipla a Calabria, perché noi nasciamo a completamento di un'associazione a livello nazionale, io sono la presidente di quella regionale, quindi mi occupo della Calabria, noi abbiamo fatto questa indagine all'inizio quando abbiamo cominciato. Ci siamo costituiti il 25 marzo 2011, ci siamo resi conto che anche a livello nelle strutture sanitarie non esisteva una conoscenza di questo metodo, effettivamente si guardava con grande scetticismo, molti non hanno nemmeno preso in considerazione la possibilità di attivarsi. Una volta che abbiamo cominciato a incontrare chi effettivamente è deputato alla diagnosi e al trattamento di entrambe le patologie, invece abbiamo visto un'apertura, un po' così in alcuni casi, un po' un'ostilità in altri, però ripeto, è il discorso che stiamo facendo all'inizio di trasmissione, è una contrapposizione che comunque quando trova un punto di incontro è sempre una cosa positiva, diffidare da chi è pienamente convinto, diffidare da chi non vuole nemmeno sentirne parlare, la verità sta sempre al centro. Quanti sono i malati, Assunta?
Allora, nella regione Calabria sono circa 3.000. 3.000 persone? Sì. Nella provincia di Cosenza circa 600. 600. C'è un incremento da quello che ci hanno registrato, che ci hanno detto i responsabili dei centri che abbiamo intervistato, del 30% annuo, che non è poco. Assolutamente, e teniamo, è alto. Si tiene ovviamente conto anche di quelle forme che non sono già diventate sclerosi multipla, ma che magari sono al primo episodio. È una malattia che purtroppo ha un costo sociale importante, abbiamo visto che comunque i sintomi sono diversi, quindi il trattamento dei sintomi, le visite specialistiche per affrontare ogni sintomo, la diagnostica per tenere sotto controllo sia la sclerosi multipla che altre patologie che possono correlate, diciamo, correlate alla fine portano un costo alla sanità importante e a volte un costo poco efficace. Allora sarebbe bene prendere in considerazione tutte le possibilità e valutarne effettivamente l'efficacia. Il discorso è un po' questo: in Calabria la prima che ha avuto il coraggio di affrontare questo discorso è stata la dottoressa Rizzo, che attualmente è direttore generale dell'azienda ospedaliera Cioccio Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Lei ha investito nell'acquistare questo macchinario dedicato e ha formato un suo operatore per partire con la diagnosi, ricordo, in sistema sanitario nazionale presso il Ciaccio dell'Ellis, che ancora è possibile fare. Bene, poi, abbiamo una telefonata, sì. Assunta, continuiamo subito, sì. Dopo, quindi un primo punto fermo al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, c'è un'equipe specializzata. Sì, c'è un medico. Quindi, che si è formato. C'è un medico che si è formato su questo. Pronto? Pronto? Sì. Prego. Dunque, volevo intervenire brevemente. Sì. Perché il problema, così come si usa molte volte in Italia, viene o ingigantito o immiserito. Cioè, è il solito problema. Cioè, in questo caso c'è un problema molto semplice, bisogna dimostrare se c'è un nesso di causalità tra la causa e l'effetto, cioè se questo disturbo circolatorio stenosante possa influire e quindi possa determinare o codeterminare la patologia. È chiaro che in un disturbo, noi sappiamo che in un disturbo di tipo circolatorio la funzione di tutti gli organi a monte ne viene a risentire, perché non c'è un drenaggio, va bene, come si deve, del circolo venoso, e quindi teoricamente può influire su una patologia preesistente. Va bene? Ora il pericolo qual è? Innanzitutto bisogna denunziare che il Servizio Sanitario Nazionale, in maniera particolare in Calabria, nel sud, già non c'è un'accoglienza e uno studio, un'assistenza per i già malati di sclerosi multipla, va bene? Quindi le ASL non sono preparate, è inutile che si dice, non hanno personale idoneo né strutture idonee. L'altro pericolo qual è? È che non essendo questa patologia, va bene, assistita dal Servizio Sanitario Nazionale, tutti questi malati fragili, perché la malattia rende fragili in maniera particolare questo tipo di patologia che è variegata ed è disabilitante, in alcuni casi enormemente disabilitante, possa cadere nelle mani di chi promette miracoli. E allora è lì che bisogna agire. E purtroppo lì non si agisce. Perché io ho assistito ad alcuni convegni in cui si propagandava questo tipo di metodo presso alcune cliniche e guardi caso, in una clinica che addirittura non era stata accreditata. E allora io direi che il discorso è difficile e semplice, cioè fino a quando qualcuno dimostrerà che le due patologie e il ristagno venoso e la sclerosi multipla siano in connessione, va bene, dovrebbe intervenire perché, va bene, non si approfitti di uno stato di fragilità del soggetto
per cercare di arricchirsi, tra virgolette. Certo. Ma questo non è solo il caso della sclerosi multipla, infatti, è un pochino nel cinismo della società di oggi. Grazie. Grazie, grazie per questo intervento molto, molto puntuale. Infatti, se c'è l'apertura giusta da parte del sistema sanitario nazionale, della sanità pubblica, un approccio, si evita di mandare le persone proprio in pasto a quelli che noi abbiamo già definito avvoltoi e che sono sempre pronti. Però se c'è una chiusura netta, come è stato magari in passato, è chiaro che il malato che ha bisogno di trovare delle risposte perché sta male ed è giusto ed è sacrosanto, poi si guarda altrove e non essendo un esperto può finire nelle mani sbagliate. Quindi a Catanzaro, per continuare perché siamo in chiusura, Assunta, c'è questo centro, abbiamo un'altra telefonata, dobbiamo ritornare su questo argomento. Pronto? Pronto? Sì. Sono Andreina Campus, la signora che ha chiamato prima da Cagliari. Sì, prego signora. Ho sentito prima la telefonata del signore che mi ha preceduto adesso, ha detto che non era gratuita l'operazione. Non è vero, io l'ho fatta gratuita in Sicilia. Che cosa vanno a dire? Ecco, quindi c'è anche una forse una disparità oppure una non omogeneità nelle prestazioni. Evidentemente sì, perché io l'ho fatta col sistema sanitario della Sicilia, perché in Sardegna non si può fare. Allora sono andata in Sicilia, al policlinico da professor Perù. Perfetto, allora la signora ci ha introdotto, grazie signora. Prego. Un altro elemento perché dipende anche dalle regioni. Beh, io però vorrei continuare un attimo la carrellata che stavamo facendo. La regione Calabria in effetti ha preso in considerazione questo discorso, lo sta argomentando nel modo più corretto secondo l'associazione, perché comunque vabbè, accenno soltanto però nel nostro sito che invito gli spettatori ad andare a visitare, anche perché è possibile trovare integralmente l'opuscolo che è il risultato dell'indagine, in modo tale perché magari così alcune cose... È un po' difficile tutto. Magari ripetere un po' tutto quello che è stato riscontrato. Che è www.ccsvi-sm.org e praticamente l'associazione insieme a alcuni pareri tecnici, uno è qui presente, un altro è il dottore Volpe del primario di chirurgia vascolare di Reggio Calabria, praticamente abbiamo presentato una proposta di legge su questo argomento. Questa proposta è stata, ha avuto parere favorevole all'unanimità in commissione sanità. Stiamo aspettando che questo... Ah, quindi c'è l'opportunità che la Regione Calabria si doti di una legge... Assolutamente sì. Ecco, e questo è fondamentale, anche perché ci sarebbe l'opportunità di istituire un registro anche... Per governare il fenomeno e non abbandonare le persone a se stesse e nelle mani degli altri. Voglio dire che chi si sta cimentando attualmente in Calabria non lo fa in regime privatistico. Anche lo studio che rappresenta il dottore Perri, praticamente, che è il secondo punto in Calabria dove c'è la possibilità di fare l'ecodoppler, c'è la possibilità per i soci della nostra associazione, visto che lo studio è privato, di farlo gratuitamente. E ci sono persone che comunque ovviamente hanno bisogno di più ecodoppler all'interno, nell'arco di un anno, e possono usufruire di questa possibilità. E questo è importante, quindi noi qui non stiamo parlando di soldi, anzi si fanno le cose anche gratuitamente. Anzi, vi preghiamo di segnalare là dove c'è qualcuno che li prende. Se qualcuno chiede soldi per interventi in questo campo, assolutamente segnalare. L'associazione ritiene poco etico che comunque una cosa a livello sperimentale ancora si faccia comunque pagare. Si faccia pagare. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ascolti, io sono un ammalato di sclerosi multipla, sono stato colpito, mi sente? Sì, la sentiamo. Sono stato colpito 10 anni fa agli occhi
Da lì praticamente è iniziato il mio calvario, perché come dicevate voi, avete perfettamente ragione, a parte quali sono gli squilibri, a parte quali sono i dolori, ma si perde anche qual è lo spirito delle volte anche di vivere, perché è una malattia che ti rende poi, ti indebolisce, ti rende un po' diverso, sei diverso nella società, che non è poco, voglio dire, almeno nel mio caso è stata terribile, perché da questo ho perso anche il posto di lavoro, ma non tanto per colpa dei miei datori di lavoro, ma per colpa mia che non riuscivo più a starci. Detto questo, non voglio assolutamente rubarvi molto tempo. Mi interessa molto il metodo che diceva il dottore Perri, di cui l'ho seguito un po' leggendo alcune cose, alcuni suoi interventi, e vorrei vedere un attimino come poter fare questo tipo di intervento, se c'è la possibilità, come diceva la signora di Cagliari, visto le condizioni economiche che io vivo in questo momento, di poterlo fare in una certo. struttura pubblica. Se c'è questa possibilità. Certo, vi ringrazio e vi chiedo scusa. Grazie e in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie a lei. Io approfitto grazie. Della telefonata del signore per dire che comunque l'associazione esiste, che sul territorio calabrese nazionale esiste l'associazione CCSW nella sclerosi multipla, che comunque nasce, si occupa di sclerosi multipla, ma soprattutto di incoraggiare, come giustamente in apertura si diceva, questo studio. Quindi noi, il nostro obiettivo non può è... può venire, diamo assolutamente in associazione. La sede dove è assunta? Allora, noi abbiamo la sede attualmente operativa della sede presso Piazza Italia, Villaggio Europa a Rende, è aperta lunedì, martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18. Ecco, perché se il signore viene lì può incontrare anche, poi si può mettere in contatto con il dottore e date le indicazioni, perché prima di arrivare all'intervento c'è tutta una procedura da seguire, le valutazioni mediche che vanno fatte, proprio perché si opera seriamente, quindi e il signore può contare anche sulla gratuità, si troverà il... Assolutamente sì, senza dubbio. Senza dubbio. Pronto? L'ultima telefonata. Pronto, signora? Sì. Qui c'è da precisare un fatto. Non vorrei, diciamo, che nascessero delle incomprensioni. Se questa patologia non è stata riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, che cosa significa che in Sicilia lo dà? Ma la Sicilia, sappiamo che è una regione a statuto speciale. Quindi non è però riconosciuta al Servizio Sanitario Nazionale, e questo conta. Uno. Poi vorrei dire un'altra cosa, che c'entra l'ecocolodoppler? L'ecocolodoppler è chiaro che è dato dal Servizio Sanitario Nazionale, ma l'ecocolodoppler non è un intervento che può mettere in evidenza, ma e non infatti risolve. È uno strumento diagnostico. E allora cerchiamo di fare chiarezza. Ma noi credo che stiamo cercando di essere No, perché è nato su questo, dice no, non è a carico del servizio, sì, non è a carico del Servizio Sanitario Nazionale allo stato attuale, basta. Se poi ci sono delle iniziative di carattere comunque... regionale, è un altro fatto. Assolutamente. Bisogna chiarire, ecco perché bisogna essere... No, ma infatti noi adesso chiariamo... Sì, perché appunto allora, chiariamo c'è una circolare il Doppler è si fa dappertutto strumentale non che viene zambò. Dato però, dal servizio non solamente per la sclerosi no per però servizio. Allora dottor Perri, vogliamo precisare questo è uno dei problemi principali di questa dello studio di questa condizione vascolare, perché il metodo Zamboni presuppone una precisa tecnica di esame che si esegue sia a paziente seduto che a paziente sdraiato. Si esegue con un certo tipo unico attualmente di apparecchio che ha delle sonde ecografiche specifiche progettate appositamente. Quindi non è l'ecodoppler normale che si trova negli altri. Perché il distretto vascolare venoso, soprattutto quello cerebrospinale, lo stiamo studiando ecograficamente da pochissimo tempo, diciamo così, nell'ambito della storia lunghissima della medicina, è una delle ultime puntate che stiamo scrivendo. Quindi, da questo punto di vista, è indispensabile utilizzare il metodo corretto. Io ringrazio molto di questa sollecitazione, perché mi consente proprio di sgombrare il campo dagli equivoci. È proprio
questo elemento è la parte discriminante nelle diverse ricerche che sono state eseguite, cioè la correlazione risulta tanto più elevata quanto più ci si rivolge al metodo Zamboni sin dalla fase diagnostica. Quando si usano apparecchiature differenti, modalità di esame differenti, la correlazione sparisce. Questo è un problema importante, per questo noi vorremmo essere vicini a chi si occupa della sclerosi multipla dagli altri punti di vista per arrivare insieme alla condizione, ripeto, sempre nell'interesse sovrano dei pazienti, non nostro. Assolutamente. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Gabriele, chiamo dalla provincia di Ferrara. Sì, Gabriele, prego. Io sono uno dei primi operati dal dottor Zamboni nel 2007. Com'è andata? Va tutto bene, io ho fatto esattamente 6 anni ieri dalla prima liberazione, quindi va più che bene. Ho avuto dei problemi di restenosi dopo circa un anno, sono stato trattato nuovamente dall'equipe di Zamboni e adesso da allora non ho più avuto problemi, sia con la malattia che con le giugolari, adesso sono perdute, sono libere. Quindi è la riprova che comunque sì, in alcune persone, se fatto seguendo questi metodi precisi, scientifici, controllati, sì, i benefici si possono ottenere. Sì, benefici, io, non guarigione, lo ribadiamo. Sì, io volevo solo ribadire che non è che questa, credo, non è la via unica per la soluzione del problema della sclerosi multipla, è una delle soluzioni, può essere una soluzione. E questa cosa ha funzionato molto con me come in tanti altri casi. La mia è una sclerosi multipla remittente recidivante. Io ho avuto notevoli benefici, come tanti, come me, però purtroppo non siamo tutti uguali, ecco. Certo, certo. Va bene, noi la ringraziamo per il contributo importante, perché poi è la testimonianza dei malati che vale più di quanto noi o gli specialisti possano dire. Ci avviamo a conclusione, anzi siamo in conclusione. Torneremo a parlare di questo perché sì, c'è bisogno di informazione. Grazie e arrivederci. 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 Un flash, non voglio paragonare il professore Zamboni ad un eroe. Però altre nazioni nel mondo importanti, il Canada e gli Stati Uniti, giusto per citarne due non marginali, sì, stanno affrontando con molta serietà e con molta fiducia gli studi che riguardano le scoperte del professore Zamboni. Ma anche l'Emilia Romagna mi sembra in Italia, cioè, finalmente ci ha avuto l'apertura. Voglio ricordare a tutti noi che noi siamo la nazione che ha mandato Cristoforo Colombo fino in Spagna per avere gli strumenti per scoprire l'America e abbiamo accecato addirittura Galilei. Salvo poi, successivamente, quando la storia ha dimostrato che questi grandi uomini avevano ragione, vantarci del fatto, certo, che siano italiani. Allora, diciamo che in Emilia Romagna la regione ha investito su questa sperimentazione, se non sbaglio. Sì, assolutamente. Ecco, proprio per evitare le... La regione Calabria è l'unica che però ha avviato un disegno di legge votato, ecco, alla realizzazione di un centro pubblico dove si possa porre la diagnosi. Infatti, senza a fare altro. Ecco, esatto. Quindi se la Regione Calabria riuscirà a portare a buon fine questa legge, perché è stata passata in commissione bilancio, sanitaria, in commissione sanitaria, magari attività, ecco, un saldo attivo dell'immigrazione, certo, sanitaria, gente che, ecco, viene da noi a curarsi. Farà un'opera meritoria perché darà la possibilità della diagnosi, poi staremo a vedere anche i risultati, esatto, della sperimentazione nazionale. Sì, solo precisare, ecco, una cosa, lo strumento dell'associazione, invito chi è interessato a utilizzarlo, perché comunque quello che vogliamo dare è una corretta informazione. Qui nessuno parla di miracolo, qui per nessuno parla di guarigione, nessuno parla di effetti uguali per tutti, perché avendo malattie la sclerosi multipla è così diversa, anche la CCSV è molto diversa, quindi i trattamenti possono essere completamente diversi da paziente a paziente.
noi vogliamo invogliare che ci sia un discorso intelligente e scientifico su questa, su queste due patologie, e che comunque si lavori insieme, ci si sieda a un tavolo e si capisca effettivamente quello che è l'interesse del malato. Quello che voglio solo dire è che non si sta facendo niente di illegale in Calabria, che comunque c'è una circolare che ha regolamentato questa cosa, sono stati dati dei codici. Certo, oggi la CCSV non è riconosciuta come un'arma contro la sclerosi multipla, non c'è un protocollo che dice per i pazienti affetti da sclerosi multipla si può fare questo intervento per ottenere questi benefici, però c'è la possibilità, là dove effettivamente si ritenga, il vascolare ritenga che ci sia un problema emodinamico, quindi una patologia venosa, di intervenire. In Sistema Sanitario Nazionale, in questa circolare ci sono anche i codici, quindi volevo giusto rispondere al signore che non si sta facendo niente di illegale, che non è una questione in Sicilia sì, in Calabria no, e questa è una questione di coscienza della struttura che affronta questo discorso. E l'intervento non viene fatto fare a tutti, nel momento in cui si fa la diagnosi ci sono pazienti che hanno delle problematiche importanti a livello vascolare, quindi li si mette a conoscenza di questa situazione, ci sono pazienti invece che non hanno queste problematiche così importanti, e allora gli si dice di aspettare la sperimentazione, magari fra 6 mesi, 1 anno se ne saprà di più, e quindi magari intervenire in modo efficace una volta sola. Comunque, quindi non noi si diciamo propone ai malati, ai familiari dei malati, che di rivolgersi alle associazioni, alle strutture sanitarie, comunque per avere informazioni, per essere seguiti, e non fidarsi di chiunque. E lungi da noi, lungi dall'associazione, da questa trasmissione, l'idea che di avallare faciloni e facilonerie o alimentare le polemiche. Sì, dobbiamo chiudere, noi non vogliamo, anzi speriamo che le contrapposizioni possano incontrarsi, come diceva Assunta Mazzei, per il bene dei pazienti. Grazie allora ad Assunta Mazzei, presidente dell'associazione CCSVI in sclerosi, l'associazione regionale, grazie al dottor Giovanni Perri che è radiologo, che si occupa di questi studi. Lo ricordiamo, non si paga assolutamente, se uno vuole il consiglio, se uno vuole essere seguito, se vuole fare l'ecodoppler specifico, perché non è l'ecodoppler normale, può affidarsi a voi. Grazie per essere indirizzati e aiutati. Allora, grazie a Luca Chito in regia, a Piero Arena all'RVM, grazie a voi per essere stati con noi, arrivederci, un saluto ai telespettatori che ci hanno seguito via internet, arrivederci.